Un po' di tempo fa stavo guardando dei video su TikTok, come faccio sempre, quando me ne apparve uno che parlava del Bechdel test e di come molti film non lo superano. Sapete cos'è? Io non lo sapevo, quindi andai a cercare e scoprì che è una prova inventata nel 1985 per calcolare la rappresentazione delle donne nel film e questi sono i criteri per superarlo. Il film deve contenere almeno due donne, devono parlare tra di loro almeno una volta di qualcosa che non sia un uomo. Sembra molto facile, no? Beh, ecco qui elencati alcuni dei film che non superano questi semplici criteri. Avengers, Avatar, Il Signore degli Anelli, A Star is Born, Harry Potter e il Calice di Fuoco e Toy Story 2. Inutile dire che quando vidi questo video rimasi senza parole. Non avevo mai notato la mancanza di voci femminili in alcuni dei film più apprezzati e famosi di questi ultimi anni. E penso che neanche voi ve ne eravate accorti. Quindi inizia a riflettere sul ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere in questa industria. All'inizio del XX secolo il cinema muto stava cominciando ad espandersi e stava iniziando una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'intrattenimento. Però non c'è neanche bisogno di dire che in quegli anni le donne non erano minimamente allo stesso livello degli uomini. E questo si può vedere anche nel fatto che tra il 1910 e il 1930 solo il 10% di crediti di lungometraggi furono attribuiti a donne, scrittrici, produttrici, direttrici. Negli anni dopo questo non cambiò molto e le donne continuarono a essere ritratte come casalinghe o madri senza una vera personalità, anche nei film animati Disney per bambini, in cui venivano mostrate come senza ambizioni se non trovare l'uomo perfetto, sposarsi e avere figli. È anche vero però che negli anni 50 cominciano a nascere alcune delle stelle più famose di Hollywood, che anche oggi sono ricordate e apprezzate, come Marilyn Monroe, Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly e Sophia Loren. Passiamo però a 20 anni dopo, negli anni 70, quando le donne cominciano a essere protagoniste di un nuovo genere di film, lo slasher, ovvero un tipo di film horror molto violento e i principali esponenti penso che li conosciate tutti, Halloween, Venerdì 13, Scream, sono alcuni tra i miei film preferiti. Questo nuovo genere porta con sé un nuovo tipo di donna, un nuovo cliché, la final girl, o ragazza finale, letteralmente ragazza finale. È di solito la protagonista del film ed è quella che riesce a sconfiggere l'assassino e vivere per raccontare la storia. Però secondo me non è un caso che di solito le ragazze finali sono sempre le più dolci e pure, come se fossero le uniche che si meritano di sopravvivere. Ed è anche vero che, dato che la maggior parte di questi film hanno come protagonisti adolescenti, non sono poche le scene esplicite in cui i corpi femminili vengono costantemente sessualizzati ed esposti. L'inizio del XXI secolo porta con sé un nuovo insieme di stereotipi e cliché femminili e i film più importanti dei primi anni 2000 li conosciamo tutti, Mean Girls, Legally Blonde, Twilight, in cui si distinguono due tipologie di donne, la dumb blonde o bionda stupida e la non come le altre ragazze. Quest'ultima è di solito la protagonista del film, è quella un po' più timida e insicura, non le piacciono il rosa e i trucchi, preferisce essere amica dei maschi perché pensa che le ragazze siano false, brutte amiche, insomma, avete capito, no? La dumb blonde è totalmente il contrario. E anche qui secondo me non è un caso che sia la più ridicolizzata del film e di solito l'antagonista, in quanto è quella associata con stereotipi femminili. Il primo film a combattere questa pellicola, questo cliché, è Legally Blonde, in cui la protagonista, Elle Woods, giudicata da tutti come bionda stupida, riesce ad arrivare ad Harvard e diventare un grande avvocato. Nel XXI secolo, purtroppo, arriva anche un nuovo standard femminile, caratterizzato da un'assenza di forme e dalla magrezza più totale. Purtroppo, i film e le serie realizzati in questo periodo sono quelli con cui tutti noi siamo cresciuti, ed è veramente sconcertante pensare che durante anni, senza neanche rendercene conto, siamo stati vittime di tutta questa tossicità. Però finalmente arriviamo al giorno d'oggi, 100 anni dopo di dove abbiamo iniziato, e molte cose sono diverse. Inutile dire che la lotta per i diritti delle donne ha portato un grande miglioramento nella nostra condizione, e questo si può vedere anche nei pezzi di media realizzati oggi.
Non so se per voi è lo stesso, probabilmente no, però i miei per te ultimamente sono pieni di video che parlano della female rage, letteralmente rabbia femminile. In questi video di solito ci sono spezzoni di film e serie recenti in cui c'è una donna che esprime la sua vera rabbia, come Florence Pugh Midsommar, Mia Goth in Pearl o Zendaya in Euphoria. Però perché pensate che questa sia diventata una tendenza solo ora? Secondo me è perché per la prima volta le donne hanno il diritto di esprimere le loro vere emozioni senza doversi contenere per paura di essere giudicate pazze. I personaggi femminili stanno diventando più complessi e si stanno allontanando da tutti quegli stereotipi nocivi di cui abbiamo parlato prima. Le pellicole e le serie stanno iniziando ad esplorare ciò che essere una donna significa veramente. Essere imperfetta, con problemi, arrabbiata. E come esempio porto una delle mie serie preferite che è Fleabag, in cui la protagonista è tutte queste cose. Questo è anche grazie a un numero sempre crescente di registe donne che, al contrario dei loro colleghi maschi, possono davvero portare un'esperienza vera e vissuta in ciò che fanno. Insomma, abbiamo capito che molte cose sono diverse oggi da come lo erano una volta, ma abbiamo capito anche che c'è ancora tanta strada da fare. E spero che le ragazze del futuro potranno crescere vedendosi rappresentate veramente per ciò che sono in televisione e non per ciò che vogliono gli altri.